Sebastiano da Monaco, ancora a Siracusa, con Ah, va, ancora a Siracusa pare brutto, ah, dice ancora. È ancora. Scusa, 8 volte sei oramai. Appunto, dice ancora. Ma bello, bello, scusa. Che dici di questo domenica? Come è stato diverso dalle altre volte che siamo venuti qua? Beh, allora, l'altra volta ho fatto degli eroi meravigliosi, mitologici. Questo è un personaggio, non è un eroe, è un personaggio negativo. E allora l'abbiamo fatto come l'autore lo ha descritto e come il regista lo ha voluto raccontare. Pieno di dubbi, pieno di travagli, pieno di incertezze, un uomo con le sue ambiguità, e però alla fine vince fra la ragione di Stato e le ragioni del cuore. Lui sceglie, non è il padre, non è il destino, ma lui sceglie di far vincere la ragione di Stato, e quindi non è un angioletto nel vero senso della parola. E il tuo rapporto con il regista? Straordinario, una scoperta. Credevo che fossimo mondi difficili da poter conciliare, e invece è stato uno dei più belli incontri della mia carriera. E questo lavoro è stato in grande accordo e serenità e studio, ha portato sì che lo spettacolo sia un successo veramente straordinario. Forse resterà tra i successi più memorabili della storia del teatro. Tutti i personaggi che tu hai recitato a Siracusa, non anche negli altri teatri ormai tanti, soprattutto Pirandello e i classici. Questo che cosa ti ha lasciato? Cosa ti lascia? No, ancora niente, ancora devo finire di farlo. Mi lascerà quando poi sarà il ricordo. Per adesso mi sta non lasciando, ma dando la gioia di fare un personaggio diverso dal solito, perché io in teatro faccio sempre gli eroi, i personaggi positivi, i grandi personaggi della storia del teatro, come Cyrano de Bergerac, Enrico IV di Pirandello, Otello, i grandi romantici. No, questo è veramente un personaggio negativo senza remissione di peccato. E allora per adesso mi sta dando la gioia di riuscire ad avere un successo, un riscontro, un'empatia col pubblico, nonostante la negatività con la quale costruisco il personaggio. Dopo cosa mi lasceranno i ricordi? Ma io ti dirò di più, io non vivo di ricordi, vivo di futuro. Allora appunto, perciò mi lascerà di questo tuo futuro. Mi lascerà la voglia di continuare a fare, insomma, come so, il mio lavoro, e di continuare a fare questo tipo di personaggi. Soprattutto poi la mia carriera è stata praticamente costellata per la maggior parte da Pirandello e tragici greci, quindi questo è stato il mio pane finora. Spero di poter continuare a mangiare di questo pane. Ascolta, che cosa c'è di relazione? Io so che a te piace Pirandello e i classici, ma cosa vedi te in relazione tra Pirandello e i classici? Non c'è una relazione, sono due mondi assolutamente diversi. Pirandello non parla di miti, Pirandello parla dell'uomo del Novecento, dell'uomo contemporaneo, della crisi dell'uomo e soprattutto della crisi psicologica dell'uomo. Pirandello parla dell'anima e non racconta mitologia classica, no? Cioè, non vedo nessun legame, se non il fatto che Pirandello è nato in Sicilia e i tragici greci, anche se non sono nati in Sicilia, hanno avuto questi autori molto a che fare con la nostra terra, perché molti di questi lavori hanno visto la luce a Siracusa. E in questo ciclo di rappresentazioni di Siracusa c'è stato, nelle altre due rappresentazioni, molto di attualizzazione, cosa che però non abbiamo in questo. E quindi qual è la domanda? E quindi l'attualizzazione del teatro greco è comunque una delle occasioni per... È un modo di leggere i classici, sì, ma grazie a Dio la regia ha questa funzione, la regia propone delle letture al pubblico e poi il pubblico ha tutta l'attrezzatura culturale, mentale,
è umana e spirituale per poter scegliere se, se essere in accordo con la lettura che propone il regista o no. Ma tu avete un'attualizzazione di questa epigenia, anche il fatto che... Io vedo quello che facciamo, io vedo quello che ha voluto vedere il regista. Noi abbiamo accolto la tesi del regista, l'abbiamo sposata e portiamo in scena quello che il regista ci ha chiesto di fare. Spero bene, no? Ok, ti ringrazio, grazie. Grazie a voi.